Allora, è l'incontro più inaspettato per gli amici del forum HR 2022. E Fabrizio ha sempre pensato bene di mettere insieme poli diametralmente opposti. Poi non tanto opposti, perché con il Sailing Cup che va davanti dal 2012, mettere insieme il mare e l'impresa era già scontato, era già spontaneo. Ma mettere insieme il mare e l'armonia della musica non poteva che, come dire, cogliere nel centro con questa meravigliosa esperienza. Roberto, da direttore d'orchestra, violoncellista a navigatore solitario, intanto che cosa hai sentito? Parliamo di vibrazioni, tu lavori con le vibrazioni, cosa hai sentito con questi amici nuovi? Ho sentito una grande frenesia, cioè si parla di essere umani, e in realtà essere umani vuol dire tornare alla natura e quindi ai ritmi della natura. In un'epoca in cui tutti corrono, secondo me è importante rallentare. E questo io l'ho capito navigando a vela, perché raggiungere un posto con le sue lentezze ti fa comprendere tutto quello che c'è in mezzo tra qui e lì. Se tu ci arrivi in velocità con un aereo in 2 ore, perdi tutto quello che c'è, tutte le sfumature di colori, di armonie, di tradizioni, di cultura. Si è parlato tanto di senso, no? Adesso, e si parlerà tanto di senso in questi giorni, cioè dare senso a quello che si fa. Lo Stay Human che Fabrizio Cataldi ha voluto proporre per questo suo forum HR è semplicemente trovare il senso di quello che facciamo. In questo racconto che tu stai facendo percepiamo un senso di gratitudine per l'esperienza vissuta, perché è quello che cerchiamo di fare anche qui, no? Come gesto pratico in che cosa fare in azienda domani. Condividere la gratitudine di questa esperienza forse ci porta a dire: cerchiamo un'altra esperienza ancora come questa. Il vento è sempre lì che ci suggerisce una rotta, siamo noi che certe volte facciamo finta di non capire dove ci sta suggerendo di andare. Credo che questo sia il modo migliore per augurare a tutti di fare quello che fanno. Ma questo è il senso della musica. Un abbraccio, grazie mille. Grazie a te.